che bel mare mosso che c'è oggi. Guardate qua che onde. Oggi è una giornata da surf proprio. E c'erano anche dei surfisti poco fa in spiaggia. Poi c'è chi corre. Ad esempio adesso è mezzogiorno e mezza e c'è comunque chi corre. C'è un bel mare, c'è un po' di vento quest'oggi. E questo è Cervia Village. 0543 40.000 il nostro numero di telefono. Contattateci per ospitarci nei vostri locali, nei vostri eventi, nella vostra estate a Cervia 2013. Vi ricordo la pagina Facebook che è Cervia Village e poi lo streaming su videoregione.it. Andiamo a vedere cosa abbiamo preparato quest'oggi nel nostro appuntamento Cervia Village. Andiamo! Festival della Romagna, venerdì sera, la prima serata tra le più importanti, perché qui con me c'è la storia di Romagna, che è qui per questo connubio così importante. Noi siamo molto orgogliosi per questo, diciamo, anno zero si chiama, perché vorremmo vedere se tutti gli anni si facesse non solo da Cervia ma su tutta la costa adriatica il Festival della Romagna. Perché la Romagna ha fatto ballare, ha fatto cantare, ha fatto saltare ed ha carica, e questo in tutto il mondo, non solo nell'Italia dove abbiamo avuto questo grande, diciamo, successo exploit negli anni 70, 80 e 90. Cominciato appunto secondo Casadei, anzi meglio dire Carlo Brighi prima, poi da secondo Casadei e infine a tutte le altre orchestre che stasera poi sul palco li ricordiamo suonando alcuni brani di queste orchestre. Certamente per noi è una grossa soddisfazione, perché finalmente ritorniamo con i piedi per terra, ritorniamo con i nostri valori, ritorniamo con la nostra allegria, ritorniamo con quello che tutte le persone che quando giriamo l'Italia si ricordano di noi, dalla Romagna. Quindi il turismo romagnolo fa parte anche di questa musica, quindi noi dovremo lavorare e cercare di mantenere queste cose. Allora, che sia di buon auspicio, è soltanto il primo Festival della Romagna, ma è come se fosse già il 50esimo. Che sia di buon auspicio per il futuro della Romagna e soprattutto di quello che voi portate in giro, la storia della Romagna e la musica della Romagna. In bocca al lupo, e buon lavoro e arrivederci ai prossimi 50 anni. Grazie infinite, grazie. Siamo sul palco con la storia di Romagna, ma soprattutto con il primo Festival della Romagna. A pochi secondi dall'inizio, dall'organizzatore, insomma, le emozioni, le speranze e un piccolo punto di questo primo Festival della Romagna, anche se abbiamo detto prima con Nonni che sembra di essere già al 50esimo Festival della Romagna. Vista la piazza piena, credo che già la serata ha degli auspici positivissimi. Noi abbiamo creato questo momento dedicato al ballo e dedicato alla musica folk proprio per salvaguardare un patrimonio musicale di tanti artisti e delle orchestre che negli anni 70, 80, 90 hanno dedicato il loro impegno e soprattutto facendo divertire i romagnoli in tutte le baliere della zona. Ma oltre a questo abbiamo scoperto che avevano anche scritto dei pezzi interessantissimi che si ballavano a quei tempi. Tra l'altro succedeva nelle varie balere che c'era il modello di ballare alla Casadei, il modello di ballare alla Baiardi, alla Borghesi. Quindi noi vogliamo semplicemente riportare avanti un patrimonio musicale che spesso viene dimenticato. Ecco, a proposito di ballo, il titolo della serata di questa sera è proprio Scusi balla, perché una volta, come cadeva nelle varie balere, era una parola magica e come tutte le magie era una parola soprattutto anche che incentivava in maniera molto forte anche il turismo, quindi scusi balla era un po' la parola che tutti usavano, poi c'erano le conseguenze del sì o del no ed era bello appunto della serata. Oggi intanto si è aperta anche questa mostra Scatti di Danza, davvero molto carina, vorrei sentire da te cosa pensi dopo aver visto anche l'esibizione di ballo all'interno della mostra. Beh sì, abbiamo creato questa scenografia che credo è piaciuta a tutti i partecipanti e soprattutto anche a Paganini, il ballerino che era ospite, ha tagliato il nastro insieme all'assessore Donati. Sono poi
avviati anche i convegni, quindi anche in questo momento qui abbiamo avuto anche la sala piena. Beh, direi che è stato un bel momento di identità romagnola da una parte e soprattutto di storia del ballo dall'altra. Signore e signori, cari amici, buonasera e benvenuti, benvenuti in questa grande piazza di Cervia per questa bella manifestazione che ci vede protagonisti con la nostra grande orchestra, la storia di Romagna, con le musiche, le tradizioni, ma soprattutto lo stile del maestro Secondo Casadei. Questa sera ci saranno tanti tanti ospiti, sarà una bellissima serata. Mi trovo con Rossella, tra le organizzatrici del primo festival della Romagna. La musica è cominciata, stanno ballando, ma Rossella, mi stavi raccontando un aneddoto di come anche è nato il Festival della Romagna e come tu ti sei legata alla Romagna. Sì, salve a tutti. Il Festival della Romagna nasce per riportare un po' nelle piazze la musica, lo spirito di una volta. Infatti la serata è Scusi Balla. E proprio su questo stavo dicendo che io nel lontano 78 con uno Scusi Balla mi sono innamorata di un riminese, quindi di un romagnolo, e sono sposata da 31 anni, quindi sono testimonial, venendo da Brescia, dalla zona della Franciacorta, un po' di tutte le turiste che si sono innamorate della Romagna. Mangio la piada, bevo il sangiovese, ho imparato a fare la sfoglia in casa e vivo felicemente in Romagna da 31 anni. Rossella, sta andando molto bene, è la prima serata, piazza Garibaldi piena, direi che siamo partiti col piede giusto anche dopo la mostra Atte Scatti di Danza di oggi. Sì, infatti oggi abbiamo inaugurato con la mostra Scatti di Danza e Contaminazioni Romagnole tra passato e presente, con le colline del Sangiovese di Faenza, le ceramiche delle terre di Faenza, l'associazione delle erbe palustri con tanti laboratori bellissimi a disposizione del pubblico, con il comune di Castel Bolognese. Questa sera siamo in piazza e ci saremo anche domani sera con i sincopati, con una gara di valzer come si faceva una volta, e domenica sera chiudiamo alla grande con i Takazaklein, che ripercorrono la musica delle origini, la musica romagnola della fine 800, primi 900. Vi aspettiamo a divertirvi con noi. Al Festival della Romagna incontro anche Marcello. Marcello Coppe e Trofei, che cosa ci fai qua, Marcello? Sono venuto a portare le coppe per la gara di valzer di domani sera. Tu quindi solo porti solo le coppe, non balli, Marcello? Ballavo tempi indietro, adesso sono diventato anziano, vado solo a vedere gli altri. Ascolta, contento di un festival finalmente che esalta la Romagna, il ballo, le tradizioni e il folk? Sono contentissimo che si faccia di questo lavoro qui, perché sono appassionato del ballo e mi piace vedere queste feste. Grandi tradizioni romagnole, ma anche i frutti di queste tradizioni, i frutti di queste radici che affondano dalla musica di Carlo Brighi, di Secondo Casadei, ma tanti frutti sono nati in questo grandissimo territorio che è la Romagna, che amate tutti. Ma fatevi sentire, facciamo un bel applauso romagnolo, eccolo qua, questa notte romagnola. Anche...